abbiamo la chiave per essere venuta. Il suo testo è interessante, è la storia di Giovanna II di Anjou, regina di Napoli, nei primi decenni del 1400. Descrive una donna assoggettata alle consuetudini dei matrimoni imposti dalla ragione di Stato, ma libera. Quindi questo è, diciamo, anche l'elemento significativo dell'opera. Non è solo un'indagine storica, cioè molto accurata, approfondita, ma è anche la dimostrazione che in quel lontano tempo ci sono esempi di donne forti, determinate, libere da condizionamenti. Ce ne parlo un pochino. Buonasera, io sono Giuliana Maria Grazia, vengo da Napoli. Io amo cimentarmi di generi vari. Ho scritto un romanzo giallo e anche un romanzo per bambini piccoli. E mi mancava quello storico. E quando ho deciso. Grazie. E quando mi sono cimentata in questa scrittura, mi sono resa conto della difficoltà. Perché scrivere di storia non vuol dire inventare, non si può inventare. La storia è qualcosa che è stata fatta. Quindi ho trascorso un anno per documentarmi, e c'è la bibliografia che lo mostra, con tutti i minimi particolari. Io comunque nasco come una giallista, quindi questa storia è anche imperniata di un mistero ed è proprio la chiave, così come intitolata, che passa di mano in mano, ma non si sa perché. Ci sono personaggi misteriosi che camminano al buio, eccetera. No, no, non svegliamo niente. E perché ho scelto la regina Giovanna II? Ecco, come ha detto la professoressa, perché è una donna libera. È anche una donna forte, perché non le spettava governare, in quanto suo fratello Ladislao, maschio, era stato educato a diventare re. Ma purtroppo Ladislao morì quando lei aveva 43 anni. Lei ha regnato per 21 anni soltanto, ma è successo di tutto nel suo regno. E lei, alla morte del fratello, ha accettato questo difficile compito, perché all'epoca il regno di Napoli, ma anche un po' tutta l'Europa, si trova in una situazione particolare. E basti pensare che il papato aveva due papi. Quindi era un momento molto difficile. Lei l'ha accettato, l'ha preso in carico e l'ha governato al meglio, nonostante tradimenti e tutta la storia che poi leggerete. Comunque, mi piace questa donna che non si è tirata indietro. E poiché non si è tirata indietro, come ha detto qualche altro collega prima, è stata tacciata di essere una donna di malaffare. Ma non tutto quello che si dice di lei è vero. Lei era una donna libera, di facili costumi, questo è vero, ma tutto il regno era così. Tutta l'Europa si muoveva in questo senso. Sì, ed è stata molto amata, e lei ha molto amato il regno di Napoli. Comunque io volevo dire una cosa, lei... Questa storia diventa attuale perché poi la leggerete, in essa la gente ha preso le redini in mano. Quindi ci ha dato la dimostrazione che noi possiamo cambiare le cose che non vanno. Dobbiamo volerlo, dobbiamo avere coraggio, dobbiamo unirci tutti, dobbiamo unirci. E anche questo è il messaggio che io voglio trasmettere, a parte quello di una donna forte, e valutare un po' questa regina,
ma ho voluto anche trasmettere questo. Se vogliamo cambiare le cose, se vogliamo farle andare meglio, uniamoci tutti e lo dobbiamo volere. Grazie a Giuliano di San Giorgio a Cremano con la chiave. Una storia vincente, prego. Volevamo farla premiare da questa grande donna. Allora, devo dire qualcosa o no? Va bene. Sì, che la chiave è la storia di una donna che vive nel 1400, è Giovanna II d'Angio, regina di Napoli, assoggettata alla consuetudine dei matrimoni imposti dalla ragione di Stato. Oltre a esservi una ricerca puntuale delle fonti storiche, che sono costate all'autrice un tempo notevole, perché la ricerca, l'assemblamento, il confronto è sempre impegnativo da questo punto di vista per ricostruire la verità storica, c'è poi un'altra componente che abbiamo apprezzato, ovvero la volontà di uscire libera, però è una donna assoggettata alle regole della ragione di Stato, ma libera di avere i suoi amori, fatta oggetto di odio e di maneggi, di raggiri, di congiure di palazzo, mantiene fierezza e dignità, amata dal popolo e da chi, anche a prezzo della vita, le è rimasta fedele. Grazie. Io ringrazio tutti per l'onore che mi date e per questa bellissima manifestazione, veramente unica nel suo genere. Grazie. Grazie a lei.